Ciao amici, bentornati sul mio canale, benvenuti a questo mio nuovo video. È il mese d'agosto, è un caldo, però oggi avevo una giornata libera e ho preso il figliolo e gli ho detto andiamo, oggi si va a pesca. E quindi vediamo quello che viene, è tutto di guadagnato perché comunque sia, avevo tantissima voglia di tornare a pesca e mi va bene qualsiasi cosa, anche di tornare a casa con un cappotto. Spero di no, perché ho intenzioni serie, però questo lago non è comunque facile e poi pescando poche ore così, in questo, soprattutto in questo periodo, insomma, bisogna un po' prendere quello che viene. Comunque, sto pescando con due canne, una a circa 40 metri da riva, su una profondità di circa 8 metri, che ho visto con il dipper che c'era un bel passaggio di pesci, quindi secondo me stanno in profondità dove l'acqua è un po' più fresca, un po' più ossigenata. Un'altra canna invece, la seconda canna, l'ho messa un po' più verso riva, in 6 metri d'acqua circa, dove c'è la risalita praticamente del fondale. Sto pescando con due terminali abbastanza corti, 13 cm circa, in modo che stiamo dentro a due sacchettini in PVA. Adesso vi farò vedere come ho preparato, sia come ho preparato gli inneschi che come ho preparato appunto, con che cosa ho preparato appunto i sacchettini in PVA. Quindi vi lascio al proseguo del video e ci vediamo dopo. Allora, vediamo gli inneschi e i terminali che ho utilizzato, che sto utilizzando in questa sessione. Sono due terminali identici. E il primo innescato con un floating mais, è un'imitazione di mais galleggiante, con una Tiger. Montato questo innesco, è montato su un air rig, il cui effetto rotante è amplificato dall'uso del tungsten hook kickers. Il terminale l'ho realizzato con il claw numero 6 utilizzando l'armor link da 35 libbre e il bite floss per legare gli inneschi. Il secondo terminale, identico al precedente, l'ho innescato questa volta con una scope squid da 15 mm con una piccola, insieme ad una piccola Tiger, sempre utilizzando un amo del 6 e lo stesso terminale di prima. I due terminali che abbiamo precedentemente visto li metterò in un sacchettino in PVA. Realizzerò il mix che metterò dentro il sacchettino utilizzando del fioccato insieme a micro pellet
coffee squid. Il tutto bagnato dal spod syrup citrus. Allora amici, vi faccio vedere come io faccio i miei sacchettini in PVA. Utilizzo il PVA Bag System Speed Load, che è un metodo, un sistema veloce per fare i sacchettini appunto in modo veloce e molto pratico. È composto dai nostri sacchettini, un anello e un imbuto. La prima cosa da fare è quella di stringere il nostro imbuto mediante l'anello, che servirà appunto a tenere fermo l'imbuto sull'apertura del nostro sacchettino. Infileremo all'estremità aperta del sacchettino l'estremità senza l'imbuto. Fatto ciò, toglieremo il nostro anello. Ok? Allora, la prima cosa da fare è quella di creare un fondo su cui si andrà ad adagiare il nostro amo. In questo modo andremo a mettere all'interno del nostro sacchetto l'amo, distendendo per bene, facendo in modo che questo si distenda, ecco, quindi reguleremo l'altezza su cui andrà il nostro piombo e a questo punto cominceremo mediante un cucchiaio, ecco, a inserire all'interno del nostro sacchetto quello appunto che desideriamo inserirvi, siano queste pellet, fioccato, method, quello che vi interessa. Andremo a pressare il tutto. Grande, dai, ferma un attimo, via. Sto facendo il video. Ecco, fatto ciò, andremo a inumidire la parte di sacchetto che aderisce al nostro anello. Andremo a effettuare una rotazione del nostro sacchetto e a sovrapporre la parte inumidita in questo modo appunto sul sacchetto, facendo passare l'anello all'estremità del nostro sacchetto. Ecco fatto, il nostro sacchetto in PVA è pronto. Andremo, non ha aderito un granché. Ecco, in
questo caldo evapora anche la saliva, quindi facciamo così. Comunque avete visto che con questo sistema di Nash fare i sacchetti in PVA non è più un problema. Allora, nell'attesa di qualche pesce, di qualche cattura che si voglia immolare sui miei terminali, vi parlo un po' di questa cava dove sono a pesca. Mi trovo in provincia di Pisa, quindi in Toscana. È una cava libera e è diverso tempo ormai che è stata presa da una società che hanno aperto anche uno stabilimento balneare, un bar, un locale insomma all'aperto, e quindi praticamente nella parte opposta a me appunto c'è anche diversa gente a prendere il sole e niente, ecco, quindi è una cava libera dove la pesca è tollerata, però ecco, bisogna sempre rispettare un minimo di decoro, quindi in teoria qui la notte non ci si dovrebbe fare, anche se poi c'è chi la fa montando piccole tende, piccole bivi, e diciamo che sono abbastanza tolleranti i proprietari, quindi ecco, però sinceramente io consiglio a chi ci viene a pesca di fare la pescata in giornata, e così si è di minor fastidio appunto a chi ha in gestione questa bellissima cava. Negli anni poi hanno messo anche qui davanti a me sulla mia destra dei trampolini, non so se l'hanno mai fatto, lo sci d'acqua oppure le moto d'acqua, non so bene a cosa servono, però ci sono appunto dei trampolini in mezzo al lago e probabilmente hanno comunque sia un utilizzo specifico. Avrete sicuramente, insomma, mentre vi sto parlando, avrete sicuramente una visuale dall'alto grazie alle immagini del drone. La profondità, come vi ho detto, va dai 10 fino ad arrivare agli 8-6 metri, e quindi diciamo che è una cava piuttosto profonda. Non so precisamente nel mezzo quanto c'è di profondità, perché non ci sono mai arrivato a misurarla. Di solito qui la pesca è piuttosto marginale, quindi oltre i 40 metri di solito ecco, si cerca di non andare mai. Io di solito pesco all'inizio praticamente del gradino, dove c'è la risalita, e lì cerco di mettere i miei terminali, anche perché qua i pesci di solito compiano delle perlustrazioni, ecco, costeggiando i numerosi canneti che ci sono, e quindi secondo me questa è una tattica vincente. Niente, penso di avervi detto un po' a grandi linee un po' tutto, e non resta che vedere qualche pesce, speriamo bene. Allora ragazzi, purtroppo siamo arrivati alla fine di questa sessione e anche del video, perché all'orizzonte purtroppo sta arrivando un temporale, cioè il cielo è diventato tutto nero, e quindi bisogna, forse riesco a farvelo vedere, non so se si vede comunque, e quindi sta arrivando questo temporale, visto che non abbiamo riparo e sono qui con mio figlio, non voglio rischiare niente, quindi adesso metteremo a posto e torniamo a casa. Purtroppo, come avrete visto, il grande caldo e l'attività veramente smisurata delle tartarughe hanno reso questa sessione molto difficile e improduttiva. Non abbiamo preso nessun pesce, nessuna carpa, però va bene così, l'avevo messo in preventivo che purtroppo sarebbe potuto
potuta andare in questo modo. Va bene, adesso mettiamo a posto e ci dirigiamo a casa. Ciao a tutti e grazie per la visione. Al prossimo video.